Salve a tutti, sono Gamer e bentornati su Fallout 76 in compagnia dello Chef Delaunay. Sì, adesso il nonno si fa chiamare così, volete sapere perché? Perché vuole candidarsi per le elezioni. Sapete che poco distante da dove ci troviamo c'è Watoga, che al momento ha il posto di sindaco vacante. E il nonno sta cercando di convincere gli elettori cucinando per loro. Fino adesso la gente è morta male fra convulsioni, spasmi e vomito, ma vabbè, dettagli. Buono, allora, siamo qui alla fabbrica della Robco. Vi ricordate, qua c'è la casa del generale, perché dobbiamo ancora visitare questa parte della mappa. L'ultima volta che siamo stati a Watoga ci hanno fatto irchiurlo. Pertanto, visto che il nonno deve provare a candidarsi come sindaco, possiamo cercare di arrivare da questa parte della città ed entrare quantomeno al municipio. Ovviamente ci accoglieranno ad armi spianate. Inoltre, ho trovato nuove parti per la nostra armatura atomica. Ancora le manca qualcosina, però dai, non ci possiamo lamentare. Che dite, quest'oggi la utilizziamo? Anche perché, visto quanto ci hanno massacrato di botte negli scorsi episodi quando siamo stati da queste parti, direi che cosa buona e giusta a dare un po' di protezione al nonno, che è praticamente sindaco. Quindi c'ha bisogno delle guardie del corpo, in questo caso fa tutto da solo. Allora, lascerei stare la casa del generale e procederei in direzione di Watoga. Sembra che ci sia anche una fattoria da quelle parti. Vabbè, dai, diamo un'occhiata, santo cielo. Dobbiamo trovare quanti più elettori possibili e convincerli a votare per il nonno. Oh, perfetto, nonno. Guarda che bello, c'è una bestia ardente. Vuoi andargli a chiedere se vuole votare per te o ci allontaniamo? Ah, santo cielo. Ho capito che potremmo... No, dai, che ho appena iniziato l'episodio. Aiuto. Aia, un aiutino veloce. Nonno, rifugiamoci in casa. Oddio, non è neanche troppo protetta come casa. Vai via, schifoso. Oh, ma dai. Ma no, si può iniziare a sto modo, nonno. Ah, ho la vaghissima impressione che ci sia più di una bestia ardente. Sento un casino incredibile. Ce ne saranno almeno due, tre. Cos'è sto casino? È la fine del mondo, ma stiamo scherzando. Stanno tutti bombardando la casa. Quanti sono? Una regina dei Mirelurk. Allora, facciamo una cosa tattica, nonno. Intanto che le bestie combattono, noi ce ne andiamo. Guarda che casino. Nonno, ma perché siamo tornati da queste parti? Va, andiamocene di qua. Siamo arrivati a Bogtown abbandonata. È perché fino adesso ho trovato un quantitativo incredibile di genti. Di solito queste zone pullulano o di ardenti o di supermutanti. Ma a quanto pare il nonno adesso non segue più la strada religiosa, quindi gli ardenti non ci dovrebbero rompere le scatole. Oh, l'ufficio dello sceriffo, vediamo se mi saprà dare qualche informazione. Cominciamo a conoscere le forze dell'ordine locali, visto che una volta che il nonno sarà sindaco dovrà praticamente comandarli tutti. Buongiorno. Cominciamo subito di Nuka Cola, nonno. Oh, buongiorno, salve, scusi. No, scusi, signor carcerato, mi resti dentro. Porti pazienza, qualcuno deve lasciare la porta aperta. Anche bloccata, mi sa che serve un po' di svitol. Nonno, è che se continuiamo così, santo cielo, non ci restano troppi elettori, Vediamo un po' se c'è qualcun altro qua in città. Mi domando cosa facessero qua dentro, probabilmente massaggi terapeutici, nonno. Andiamocene via prima che attiviamo la sedia elettrica per errore. Sì, decisamente sto posto è tanto abbandonato. Mamma mia, la tristitudine, ma come viveva sta gente? Buongiorno, salve. Ah, porco cane, m'hai fatto prendere un colpo, santo cielo, vergognati. Una settimana che non gioco a Fallout, mi sono cacato in mano. Ma dimmi te, guarda questo dove dormivo. Ci credo che poi aggredisci le genti. Proprietà privata, non entrare. No, decisamente non vogliono nessuno da queste parti. E quando al nonno dici di non entrare, per principio lui ti scassa la ciolla. Vediamo un po', buongiorno. Ok, salve, scusi, porti pazienza, la derubo un attimo. Schede magnetiche, e quante ne ha? Vabbè, signore, c'è un po' di schede magnetiche per caso che le avanzano. Watoga libera. Questi stavano coalizzando contro il precedente sindaco. Contro Delon Gamer non scampate, santo cielo. Ma dimmi te, pensate di venire qua a fare i furbacchioni? Arriva il nonno e ti spara una fucilata in faccia. A quanto pare quindi era una postazione di ribelli insurrezionali. Ma dimmi te, a quanto pare li abbiamo fermati. Cioè, siamo arrivati che erano già tutti morti, ma ci prendiamo il merito. Allora, ho abbandonato la città, dobbiamo fare comunque attenzione, perché le bestie ardenti girano da queste parti. E oh mio Dio, cos'è sto posto? Nonno, ti sei calato di nuovo droghe, nonno? Cioè che non è la prima volta che vediamo cose che in realtà non ci sono? Facciamo che non c'entri... Oh no, ci ha riempito di polline. No, non mi dire che tutto questo era una scusa per farsi di droghe. È una piantagione di droghe, guarda laggiù. Porca di quella porca, lo sapevo io. Ci sono i narcotrafficanti. Maledetti narcotrafficanti, vi insegno io. Dite no alle droghe se non le offrite al nonno, Questa è la nuova politica. Queste cose non è che ci fanno male, santo cielo. C'ho un attimino di dubbio. Ok, lei sì che ci fa male. Stai buono, scusi che ricarico. Così che ricarico, gliel'ho chiesto educatamente. Se lei non vota il nonno, sappia che non ha diritto di vivere. Automaticamente lo perde. Oh mio Dio, cosa fanno ste piante? Nonno,
Secondo me stiamo facendo boiate, ma vabbè dettagli, eh. Vabbè, intanto rubiamo un pochettino di armi e munizioni. E vi dicendo, cos'è sto posto? Non ci vedo praticamente niente. Vanno anche lei laggiù. Vabbè, nonno, finché non mi comincia a svarionare di brutto, diamo comunque un'occhiata. Il tuo equipaggiamento ti ha protetto dall'aria contaminata. Ah, grazie tutino. Meno male che ci sei tu. Se no ci saremmo ripirati i peggio schifi. Ma possiamo raccogliere sta roba? Cos'è? Ok, non ho ben capito cosa fosse quel posto, ma vabbè, nonno, devo trovare un modo per convertire il tutto in droghe. Peraltro vedo anche una postazione dei ranger. Ottimo, questa ci indicherà nuove location sulla mappa. Per adesso almeno non abbiamo incontrato troppa resistenza. E per la serie mai una gioia, ovviamente, la zona pullula di robot. Evitiamo di... guarda quanti! Ma questi sono loro i ranger! Guardali! Guardali quanti stanno arrivando! Oh oh! Maledetti! I protector non hanno diritto di voto, quindi muoiono a priori, santo cielo! Ok... probabilmente sono i protector dell'altro partito. Aspetta, aspetta che c'è anche il cerebrot tattico. Signore, lei lo sa che io ho lo spav e quindi vedo attraverso. Porti pazienza anche lei. E ci muoia cortesemente. Sì, ma placati, mi fai venire poi i sensi di colpa. Quindi abbiamo tutta la stazione dei ranger da utilizzare per conto nostro. Ullala, buon salve. C'è qualcuno sopravvissuto all'invasione di Robot Terminator? Oh mio Dio, cosa facevano da queste parti? Un castoro morto? Ma che schifo. No, non faccia caso a me, signore. Nonno, one shotato. Bravo, nonno. Però sembra che battano un pochettino la fiacca da queste parti, come potete vedere. Teschio di bramino. Ma scusate, io pago le tasse per cosa, santo cielo? No, no, quando diventiamo sindaco di sto posto dobbiamo vedere di dare una ripulita, Qua, ma che schifo, ma un pezzo di legno così. Dove sono gli altri? Signore, scusi, lei è il ranger? Dov'è il ranger capo da queste parti? Vediamo un po' se c'è un po' di nuca cola. Un paio di nuca cherry e una nuca cola normale. Almeno queste non se le erano tracannate, gli schifosi. Un completo da ranger. Questi quando li vendete ai bot valgono tantissimo, non so perché. Te li pagano molto bene in monetine. Siamo praticamente quasi arrivati a Watoga, peraltro. No, davvero, quando ci sarà il nonno al potere vedrete come combineranno le cose da queste parti. Guarda, neanche un'armatura atomica lasciata lì per il nonno. Scusi, è un altro che mi batte la fiacca. Ma no, si vergogna, vada via. Lei è automaticamente licenziato, signor Gazzi. Guarda, guarda, guarda come si bugga male. Ma dimmi te. Un altro completo da ranger, perfetto. E la statuetta esplosivi. Ok, a quanto pare qualcuno veniva qua sopra a fare il bombarolo. E finalmente possiamo investigare. Ottimo. Il che vuol dire che adesso tante zone. Guarda quante ne sono comparse. Abbiamo una cava, luogo di rilascio, fattoria. Ah, porco cane, dove mi compare sta formica? Mi sto spaventando tantissimo. Vabbè, cos'è? Cos'è sto schifo? Ma muorici male, vabbè. Olè, c'è morta finalmente. E c'ha un revolver cacciatore. La formica armata di revolver mi mancava. Wow, un Myrrh stracontaminato. Aspetta che inauguro sto cavolo di revolver. E tira delle belle ceppe in effetti, Se il Myrrh non riesce ad arrivare qua su. Aspetta, facciamo attenzione che... guarda che lui si rischia di volare di sotto tantissimo. Dov'è? Eccolo qua, lo riesco a vedere. Buongiorno. Guarda che non riesce a salire. Però è veloce, Guarda che tenta di scappare, fetecchione. Guarda che si è nascosto. Guarda che si è nascosto lì sotto. E invece... guarda che il nonno mi è cacciatore, Porco cane, ci ho trovato. Da dove è venuto fuori? Mi sono cagato in mano. Per fortuna che di notte lo si nota un attimino. Ok, e ci muori malissimo. Vabbè, a me è morto il rallentatore. Bravo nonno che mi ha anche levelappato a livello 36. Vediamo se possiamo recuperare un pochettino. Ok, un pochettino di carne, dai nonno, che domani ci facciamo le big colazioni. Allora, vediamo di proseguire. Siamo quasi arrivati a Watoga nel frattempo. Guardate che Myrrh strano, la martiglio. Facciamolo fuori subito per il suo bene. Signore, lo faccio per lei. Lo faccio per... dove è andato? Sta scappando. No, 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 vieni qua, morici malissimo. Aspetta, aspetta, aspetta. Oh, sono tanti. Nonno, sono tanti. Guardali che roba, non ci mollano. Porco cane, il mio nuovo fucile livello 35 vi fermerà. Da ancora di quelle pacche incredibili. Signore, salve, lei si è bloccato male male nel coso. Mi permetto di approfittarne senza un minimo di rispetto. No, no, resti lì. Resti lì, non ci sono problemi. Tanto quest'arma c'ha 800 colpi, quindi pure io li devo utilizzare. Guarda che schifo di animale. Ullala, un cargo precipitato. Buongiorno, ne approfitto. Lo shish kebab bruciante. Bello, ok, criocella. Beh, lo shish kebab l'abbiamo testato negli scorsi episodi. E un altro cryolator. Dannazione, adesso ho preso troppo, dicevo. L'abbiamo testato negli scorsi episodi. Ma non faceva troppi danni. Allora, siamo praticamente arrivati a Watoga. Mi converrebbe passare per la stazione dei treni, scaricare un pochettino di cosine e poi vedere di raggiungere l'ufficio del sindaco. Vediamo se c'è ancora qualcuno e casomai lo mandiamo via. Ah, c'è un signore random che mi attacca da laggiù. Da dove arrivano i supermutanti? Oh no, anche loro stanno cercando di farci eleggere a Watoga.
Maledetti. Aspetta, aspetta, tiriamo fuori dalla distanza. Beh, non può lanciarmi bombe da qui. Che tiro culo. Dai, ma non vale. Guardate che le bombe a mano ce l'ho pure io, furbacchioni. Guardali, guardali, sono tutti super mutanti livello 35. Potere delle elezioni anticipate, scelgo te, olè. Perfetto. Il signore non resisteva molto alle elezioni anticipate, era impreparato. Aspetta che ne vedo un altro laggiù. Pare abbiano un altro collega, facciamo attenzione. Troppi candidati, no, questa non ce l'aspettavamo. Quanti ce ne sono? L'altra volta non ne avevo incontrato nessuno. Aspetta, aspetta, è armato di super martello, che vuol dire che mi posso tranquillamente avvicinare a lui. Aspetta, aspetta, sto entrando da un'altra parte della città. Sento colpi d'arma da fuoco letteralmente dovunque e il lag è molto forte, sincero. Guarda, è pieno di Protectron. Oh oh, questo è un bel problemone, sono tutti impiegati di livello 50. Oh no, aspetta che tizio mi sta cacciando il bombe a mano. Ah, entra qua dentro. Guardalo, guardalo come arriva tutto infervorato, signore. Oh oh, oh oh, aspetta, morici male, morici male. Ok, buttato giù. Aspetti, signore, sto usando tutti i colpi per il fucile, dannazione. Ah, morici anche tu, morici anche tu. Aspetta, aspetta, ok, aspetta, aspetta, mi sta sparando ancora qualcun altro. E basta spararmi. Ok, siamo tornati alla stazione. Questa era la scuola, vi ricordate, siamo entrati nel corso episodio, ma c'erano quei cavolo di ghoul, mamma mia, di livello alterrimo. Buono, e almeno un pochettino di munizioni per il fucile a pompa ce le possiamo fare. Ah, sì, c'è un altro player qua in parte, mi sono preso un colpo incredibile. Peraltro ho sbloccato un'abilità che adesso mi fa craftare il 40% in più di munizioni, quindi da 12 ad esempio adesso ne possiamo fare 16. E la nostra povera armatura atomica ha subito dei considerevoli danni, eh. Speriamo bene, perché al municipio ci sono dei grandi fettecchioni di sicuro da attenderci. E quindi rischiamo che alcune delle parti si possano rompere. Nonno, rientrami. Ok, modalità Iron Nonno attivata. Allora, sono uscito un attimino da Watoga, perché da queste parti c'è una zona piena zeppa di banchi da lavoro e devo un attimino riparare le armi. Ci siamo già stati qui. Signori, siete tutti in un unico punto? Quei signori laggiù, di sicuro dovremmo riuscire a conquistarci la zona. Tanto questi non sono elettori nostri del nonno, perciò a posto. Queste pacche le dovrebbero sentir bene. Oh, ho causato un pochettino di esplosioni. Potrebbero essersene accorti? Vediamo un po'. Salve, come va? Che fa? Spara lei? Bravo, bravo. C'ha il porto d'armi, peraltro. Sì, direi che li abbiamo fottecchiti tutti. Oh, così recupero anche un po' di munizioni per il nostro fucile, mi consolo. Ecco, qui diamo una riparata al fucile a pompa, perché senza, se no ci muoio male male. Adesso possiamo anche in teoria modificare il nostro fucile da cecchino. Dovrei poterci forse mettere un silenziatore. È un investimento che possiamo fare, bello. Ah, adesso è diventato un'arma molto molto seria. Peraltro gli possiamo anche modificare il caricatore, che ne aumenta considerevolmente il peso, ma avrà una maggiore capienza di munizioni. Ok, rieccoci a Watoga e direi che possiamo raggiungere il municipio. Stiamo attenti perché avete visto, i robot spawnano al livello 50 da queste parti. No, no, non dovrebbe trovarsi, qui assolutamente. E ho paura di quello che ci sarà ad attenderci al municipio. Oh mio Dio. Guarda che mi spawnano anche i robot, ma santo cielo. Ok, veloce nonno, dobbiamo trovare il municipio molto rapidamente. Dovrebbe essere da queste parti. Aiuto, aiuto, sono tutti che mi seguono. Buoni, state buoni tutti. State buoni tutti, mio Dio. Vabbè. Watoga Municipal Center, trovato. Trovato è giusto in tempo perché mi ha sparato letteralmente chiunque in sta cavolo di città. Salve, c'è nessuno? No, la segretaria non c'è, vabbè. Io entro di prepotenza e fotte sega. Ok, perché da queste parti, purtroppo, i nemici spawnano all'improvviso. Sapete quante volte entro in una stanza, non c'è nessuno, mi giro, papam, 26 robot. Oh, anche zeloti ardenti. Oh, no. Ah, che cos'è? Mi strendi, da dove sei arrivato te? Ma sei scemo, mi hai fatto prendere un colpo. Ok, sono pronto, nulla ci può fermare, nonno. Facciamogli vedere come facciamo politica da queste parti. Oh mio Dio, il municipio è completamente andato. Accendiamo mezza lucina e per il resto chiunque non voglia eleggerci si piglierà del piombo gratis. Perché il nonno, anche se non lo eleggi, lui ti regala cose come il piombo e una morte prematura. Lei per chi ha votato, signore? Si identifichi. Vede che ha votato per la concorrenza, santo cielo. Oh, buongiorno, salve, sono il nuovo futuro sindaco. Facciamoci conoscere subito dai dipendenti del comune. Buongiorno, buongiorno. Allora, palpeggiamo anche cose in giro. No, no, cominciamo subito con cassaforti. Porco cane. Oi, 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 buongiorno. Salve, scusi, e chi era? La segretaria del precedente sindaco, mi sa. Ok, cassaforte aperta con all'interno... beh dai, un pochettino di oggetti, mi consolo. Certo che erano straarmati in queste parti, eh. Con la politica proprio loro non scherzavano. Guarda che portavano i figli in ufficio. Dannazione. Non funzionano così i computer, ma vabbè, dettagli. Salve signore, non approvo la sua politica. Se ne vada, cortesemente lei non è il benvenuto. Ok, e giù fucile a pompa, steampack. Oh beh dai, vedi che ci stanno portando un sacco di armi e munizioni. Nonno, entriamo con aria popo fiera, come fossimo i padroni dell'edificio. Buon salve, scusate, che ci fate nel mio ufficio? Credo sia il mio ufficio. No, mi sa che è una sala riunioni. Per la regina, per la nazione. Oh porco cane, c'è qualcuno che rivuole la monarchia.
Chi è che rivuole la monarchia? Vieni qua a dirmelo, santo cielo. Chi è che va a mettere i bambolotti in giro? Ci deve essere qualche pazzo che va a mettere i bambolotti in giro. Vabbè, li recuperiamo noi che sono pieni di zeppi di piombo, che al nonno piace il piombo, lo sapete. Sì, sì, guarda, c'era un'altra parte qua sopra. Ma dove sono tutti i dipendenti? Buongiorno, scusate. Oh no, no, niente da fare, non c'è proprio nessuno. Hanno depredato tutti i distributori prima di andarsene. I peggio dipendenti c'erano da queste parti. Nonno, dovremmo riformare lo staff. È pieno zeppo anche di ascensori che ci portano fuori di qui. No, 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 no. Dobbiamo conquistare la zona prima. Aha! Forse è questo l'ufficio del sindaco. Per direttive municipali. Sono il sindaco per un giorno. Che entrano in questa stanza. Aha. La carica di sindaco. Yay, perfetto! Sono sindaco. Principale di assistenza intelligente. Dica, autonomo. Dica. Ma può chiamarmi Maya. Buongiorno Maialona, salve. Chiunque tu sia, sappi che sei il sindaco di una città morta. Ah, me ne ero un po' corto, sono eh. Sono riusciti a evacuare, sono morti. Aha. Non è rimasto nessuno. Ma il nonno non si fa troppi problemi, è una persona solitaria. Qui per ricostruire tutto dalle ceneri. Ah, vediamo, sono qua per appropriarmi di cose per il momento. Sono riuscita a mettere da parte una scorta di risorse. Oh, parliamone. Qui devi prima capire come gestire i robot. Oh, oh. Signora, è morta con un orgasmo, mi sa, eh. Allora, se voglio avere le scorte del sindaco, devo trovare il sabotatore che ha manomesso completamente i robot. E dovrebbe trovarsi, vi ricordate? Ci siamo passati inizio episodio, vicino a Bogtown. Il rifugio era proprio qui. Oh, santo cielo, ci possiamo casomai teletrasportare in zona e darci un'occhiata. Io comunque sono praticamente sindaco, eh. Ed in effetti abbiamo un baule da viaggio con una spara arpioni. L'inventario pieno, se no me la portavo via. E probabilmente serve la chiave per aprire questa cassaforte. All'interno ci potrebbero essere delle cose inestimabili. Voglio dire, se riusciamo a fare in modo che i robot non ci attacchino più in qualche modo, sarebbe veramente un bel vantaggio. Ditemi che sto ascensore mi riporta fuori, ti prego. Ullala, dove mi ha riportato sto cavolo di ascensore? Beh, siamo in cima. Stupido ascensore, io volevo scendere. Beh, di sicuro da qua su i robot non ci dovrebbero dar fastidio. Che cosa buona e tanto giusta. Guarda, si riesce a vedere l'intera zona da qua. Nonno, ricordati che c'è un problema con le altezze. Mi sono caccato tantissimo. Oh, oh, vedo bestie ardenti da quelle parti. Vediamo di stare a debita distanza. Allora, siamo tornati, vi ricordate, in quel capanno che abbiamo visitato all'inizio. Quindi il tizio, a quanto pare, questo qua era invischiato di brutto. In effetti sì, dobbiamo perlustrare il rifugio alla ricerca di diversi indizi. Forse uno di questi ci aiuterà a capire come diavolo abbia manomesso tutti i robot. Oh oh, sento dei super mutanti, o mi sbaglio? Vediamo un po'. No, non mi sbagliavo. Buongiorno signore, salve, scusi. Sono il nuovo sindaco, porti... Pazienza, ok, ok, lei può fare quello che vuole. Non ci sono problemi. Porco cane. Ah, che facciamo? Nonno, nonno, questi chiaramente non vogliono votare per te. Ehi, 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 buono. Ma sei scemo nel cervello. Ma sei straiper super scemo. Mu. Ok, quello era anche troppo vicino. Ok, bomba esplosa. Ah, lei era qua dietro, buongiorno. Non spari con lanciamissili che è a 10 cm da me, porti pazienza. Ok, peraltro erano in due con lanciamissili, questo signore qui e quest'altro signore di qua. Ho capito, meglio bondare, però porco cane. Buongiorno, c'è un super mutante capo livello 42 là dietro. Buongiorno, oh, armato di mitraglietta cane rotanti, peraltro. Ok, allora, ho aperto il computer che mi ha aperto la cassaforte, eccola qua. Si sono clonate un pochettino di password. Ok, questo dovrebbe essere l'oggetto che ci servì. Cos'è sta roba? Questo è Space Invaders. Ok, eccola sulla password. Buono, e abbiamo il secondo indizio, mi consolo. Allora, ho scattato il messaggio del sabotatore e a quanto pare il virus che ha messo sui robot è irreversibile. Ma mi ha detto che se torno alla Robco, più nello specifico nel suo ufficio, dovrei poterci entrare un attimino di prepotenza, potrei fare in modo di fare l'upload del volto del nonno in modo tale che i robot non lo attacchino più. Quindi io ne approfitto senza un minimo di rispetto e dovremmo poterci entrare. Ok, eccoci di nuovo all'interno della Robco, non siamo neanche mai stati da questa parte. Wow! Ci sono giusto qualche ghoul razziatore. Oh, da tanti ghoul razziatori. Bani, date buoni. Beh, ho il fucile e la tutina, voglio dire. Un po' di curly li dovremmo fare. Oi, 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 buon signore, scusi, credevo di averla uccisa. Buongiorno, voti per nonno telone. Vabbè che ormai siamo già sindaco, nonno, voglio dire. Guarda che roba, è pieno zeppo di oggetti. Che sto casino, sento un casino incredibile. Oh, buongiorno signor Gazzi, come va? Tutto bene? Non capirò mai perché il fuoco quando esplodono non gli fa praticamente niente. Morici male, porco cane. E vabbè, in quanti mi sta... Oh mio Dio, c'è un bel po' di gente. Oh, no, no, decisamente troppi robot. No, no, tiragli un po' di bombe a mano, tanto che ci siamo, prevenire meglio che curare.
Ah, oh, porco cane, mi son cagato in mano. Ma sei scemo, ma sei scemo. Ma ti pare il caso? Vergognati. E muorici anche male, cortesemente. Oh, e che cocchio. Aspetta che c'è altro robot là sotto. Dov'è l'ufficio? Ah, l'ufficio è là sotto, perfetto. Aspetta, aspetta che c'è ancora qualche robot rompiscatole. Diamo un po' di micro la scheda. Oh lì, abbiamo scheda, apriti veloce. Ok, si è aperta anche troppo velocemente. C'era anche gente nel suo ufficio, stranamente. Se i robot vengono a rompermi la ciolla, cortesemente io vedo dover prendere cose. Scansione dell'aspetto del nonno. Ok. E virus per robot aggiunto. Ottimo. Ora se li infettiamo con questa nuova versione del virus, a noi non daranno fastidio. Spero che ci abbiano fatto una bella foto al nonno, Buono nonno, direi di andarcene ancora una volta dalla Robco. Non pensavo che ci sarei tornato, onestamente. Non si resta che fare l'upload del virus e siamo sindaco. Ok, vi ho saltato i 326 ardenti che ho dovuto far fuori. Erano tutti di livello 64, peraltro, della serie Mai una gioia. Maya, ti prego fai l'upload di questo virus cortesemente. È il tuo sindaco che te lo ordina. Ok, Maya mi ha detto praticamente di tornare sul tetto e attivare il tutto direttamente da questa postazione, che farà praticamente l'upload di questo nuovo aggiornamento. Oh no. Ah, da dove mi ha sputato lei? Signore, ma le pare il caso, mi ha fatto cagare in mano. Oh oh, oh oh, è un bel problemone. Ehi là, buoni, date buoni. E anche le bestie ardenti mi pare un pochettino eccessivo adesso. C'ho pure il maggiore Gazzi qua. Che casino, che casino, uno per volta. Facciamoli fuori uno per volta. La bestia ardente non te la faccio fuori neanche se vuoi. Gioco, mi stai spawnando colonnelli Gazzi come ci sono domani. Ci fosse un modo per buttarli di sotto, forse forse. Perché qui stanno facendo dei danni incredibili. La bestia ardente ha rotto la ciola. E vabbè. Come? In quale universo parallelo io riesco a far fuori tutti? Oh, wow. Grazie, molto gentile. Non vedo niente. Guarda quanti. Ok, proviamo a lanciare un po' di bombe. Nonno, lancia un po' di bombe perché io non capisco niente. Aspetta, abbiamo anche delle granate al plasma da qualche parte. Dove sono le granate al plasma? Vabbè. Di tutto mi ha attaccato. Mi ha attaccato di tutto. Nonno, mi stai volando male di sotto? Ma porca. Aia, di quelli per porca. Allora, ho fatto ripartire il countdown, ma stavolta mi sono rifugiato sotto. Oh, non ha funzionato. A quanto pare loro possono passare. No, che sfiga. Speravo di potermi rifugiare qui. No, chiudi le porte. Maledetti. Nonno. Drogati in vena, nonno. Perché mi ha preso tante schermate. Chiudi la boia di porta. Vabbè. Sì, ma se me li spawni tutti livello 50. Guarda, il fucile non gli fa una ciolla di niente, peraltro. Nonno, tiragli delle granate al plasma, che forse qualcosa gli fa. Oddio. No. Male. Aspetta, curati. Nonno, quando ti dico H vuol dire drogati in vena di brutto. Aspetta, ci muoio. Nonno, le droghe. Nonno, fatti in vena. Sì, vabbè. Non ci sto capendo più una ciolla di niente. Ah, si è appostata là sopra, ma che bello. Ragazzi, sì, però se te continui a spawnarmi. No, io corro di nuovo di sotto. Oddio. Buono, sono riuscito a nascondermi in questo angolino. Mancano letteralmente 4 secondi, forse è fatta. Dimmi di sì, ti prego. Olè, mi sono completato a sindaco per un giorno. Mi hanno dato anche un martello che riduce il peso del 90%. Bellissimo. Vediamo un po'. I robot ancora mi sparano però, signorina. Signorina, c'ho ancora i maggiori che mi sparano. Levati! Sono il sindaco, santo cielo. E che cocchio. Andiamocene di qua. Forse i robot della città non mi sparano. Quelli della sicurezza ancora sì. Fotte sega, io me ne vado di qua alla velocità della luce. Sono offeso come sindaco. Ah, oh, che faticaccia. Porca di quella porca. Mi ha danneggiato anche tantissimo il tutino, santo cielo. Però, dai, non importa. Ho usato tutte le munizioni. Mamma mia, che casino. Ciao, Maya, venerami. Sono effettivamente un sindaco. Ho aperto anche la cassaforte e c'erano solo degli steampack. Oddio, li porto via che tornavano comodo, in effetti. Perfetto. Una laser Gatling. Sì, dove la metto io tutta sta roba, santo cielo. Ok, è stata una campagna elettorale decisamente molto traumatica, ma finalmente nonno Telone è diventato sindaco. Ma non ci resterà che scoprire nel prossimo episodio se effettivamente i robot della città ci rispetteranno, quantomeno non ci attaccheranno. Ma per questo episodio allora è tutto, quindi lasciate un bel mi piace che continuare la serie, condividete, vi fate piacere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!